Un nuovo cantiere scuola per restituire l'antico splendore a Fonte Gaia. Oggi è stato presentato il progetto di restaurazione dell'imponente opera di Tito Sarrocchi. Il recupero sarà realizzato dalla scuola edile di Siena con il sostegno del comune e di Fondazione Monte dei Paschi. Noi andremo a fare una ripulitura con tutte le tecniche innovative che avremo. La laser scanner ha tutta l'abilità e capacità manuale. Per la pulizia e per il ripristino di Fonte Gaia serviranno 60.000 euro che saranno finanziati in parte dal contributo del bando Let's Art di Palazzo Sansedoni ed in parte da Palazzo Pubblico. Noi abbiamo creato questo fondo per il bando Let's Art, essendone anche molto orgogliosi in quella che può essere una funzione un po' di accompagnamento alla valorizzazione, alla riqualificazione del patrimonio culturale che vede nella nostra città. Insomma, una particolare importanza per ricchezza. La fondazione non può che essere, diciamo, orgogliosa di quella che è la sua funzione di accompagnamento in questo processo di valorizzazione. Potranno partecipare però anche imprese e cittadini, visto che è stata attivata una raccolta fondi. L'intervento dovrebbe concludersi a fine 2023 e a ottobre un gruppo di tecnici coordinati dal docente esperto restauratore Stefano Landi lavorerà con gli allievi del cantiere. L'amministrazione ha deciso di fare la sua parte perché Fonte Gaia ovviamente è collocata nel nostro salotto buono e sicuramente il restauro sarà qualcosa che darà lustro e nuova immagine per i residenti, per i turisti e per tutti coloro che la frequenteranno.